Salve a tutti gente, benvenuti su Valfair Games. Eccoci qui oggi con quest'altro video. Che prima di proseguire con la storia principale, ragazzi, dobbiamo aiutare i Minutemen, perché ci serve il loro aiuto, non quello della confraternita d'acciaio o dei Railroad o di chiunque altro. Il loro, semplicemente per semplificarci la vita, ragazzi. Quindi tutto vi sarà più chiaro più avanti. Intanto, arrivati qui, ragazzi, nella missione lotta per l'indipendenza, parliamo con Preston Garvey e questi altri Minutemen fermi qui che attendono. Che cosa ti serve, generale? Ho intenzione di costruire un intercettatore di segnale per entrare nell'istituto. Nell'istituto? E perché mai vorresti andare a pestargli i piedi? Hanno rapito mio figlio. Cazzo! È una brutta storia. Persino per loro. Ti forniremo tutto l'aiuto possibile. Non preoccuparti. Ora, ipotizziamo che tu costruisca questo affare. Che cosa fa esattamente? L'istituto usa il teletrasporto per entrare e uscire. Scusate la tosse. Il dispositivo può intercettare il segnale e inviarmi. Teletrasporto? Davvero? Oh, questo spiegherebbe molte cose sui movimenti dell'istituto. Se c'è qualcuno che può capire qualcosa di questi progetti, quello è Sturges. Non c'è nulla che non possa costruire. Ok ragazzi, ma comunque sono tutti qui, generale. Continuiamo con questa missione, oramai la finiamo. Il suo vero nome è Fort Independence, ma per i Minutemen è sempre stato il castello. Ora capisci perché ho insistito così tanto per riconquistarlo. Assolutamente. Per avere 600 anni è ancora in ottime condizioni. Esatto. Non li fanno più come una volta. Ora che ci siamo ripresi questo posto, la gente saprà che facciamo sul serio. Il nostro obiettivo primario è ripulire il cortile. È lì che dovremmo incontrare la maggior parte della resistenza. Le mura su questo lato sono le più esposte. Ma se giriamo a sud, potremmo raggiungere anche il cancello principale. Che stiamo aspettando? Entriamo e facciamo fuori quelle aragoste. No. Se ci dividiamo, possiamo prenderli sui fianchi da entrambi i lati. Sarà un gioco da ragazzi. Perché non li facciamo avanzare verso di noi? Creiamo una linea di fuoco su questo lato e tu li attiri allo scoperto. Allora, generale, che ne pensi? Create una linea di fuoco e io li attirerò allo scoperto. Mi sembra un buon piano. Li aspetteremo nelle retrovie. Vedi solo di non farti intrappolare lì dentro. Ok, gente. Avete sentito il generale? Muoviamoci. Cerca di non attirare la loro attenzione finché non saremo pronti. Ok ragazzi, un momento, controllo una cosa rapida. Ok, noi abbiamo messo l'ultimo, abbiamo pompato ulteriormente al massimo il fucile a radio, ragazzi. Ora fa dei danni veramente veramente seri. Leader locale, ecco, sarebbe un talento che a noi serve per ora, quindi lo prendiamo per i nostri avamposti. Ok, andiamo ragazzi. Ci mettiamo in posizione, aspettiamo che si mettano in posizione pure loro, ovvero tutti qui dove sono io in fila, in attesa che io attiri fuori i Mirelurk da uccidere. E lui vuole affrontarli con la pistola bolt action. Ada, non mi tagliare. Ok ragazzi, siamo pronti. Ragazzi, questo fucile fa un male. Forse abbiamo un nemico qui vicino. E che abbiamo un caricatore poco capiente, che dovremmo sostituire appena abbiamo allumini e viti, ragazzi, che ancora ne servono parecchi. Ok. Io prendo qui, ragazzi, troverete una rivista molto utile. Ma vieni. Pistole e proiettili. Ok. Allora. Ora, qui Preston Garvey vi chiederà di distruggere tutte queste uova, ragazzi. Merda, hanno fatto il nido. Dobbiamo distruggere queste uova o torneranno in un attimo. I Mirelurk amano fare la loro tana di vecchi edifici. È probabile che le mura ne siano piene. Sembra proprio di sì. Ecco cosa faremo. Voi aspettate qui nel cortile e vi sbarazzate di tutte le uova che trovate. Il generale e io ripuliremo le mura. Sì, signore. All'opera, generale.
Ok ragazzi, io un momento prendo un po' di robetta utile, di cui anche un lanciafiamme. Qui c'è un missile, lo prendo. Oh cazzo, dove sono? Guarda quanto sa. Non se ne trovano molti in giro. Ok ragazzi, scusate, da qualche parte ci deve essere un lanciamissili che ora ci servirà. Ecco, sarà qui sicuramente, eccolo. Ok ragazzi, preso il lanciamissili, non ve lo dimenticate perché vi servirà e anche parecchio. E ora vedrete il perché ragazzi, ora ce la vediamo molto molto brutta. Voglio avere un caricatore più capiente per questo fucile a radio. Ok, ora da qui ragazzi uscirà una regina Myrlurk, difficilissima da uccidere e da affrontare soprattutto perché sputa acido. Eccola. Ma non ti mettere in mezzo mentre sparo. Però noi abbiamo questo fucile ragazzi che è devastante, perciò la stiamo uccidendo subito con una mitraglietta più che un fucile. Morta. Ragazzi, la potenza. Adesso l'armatura da combattimento. Ok, ok ragazzi, ora parliamo con Preston. Ehi là, dobbiamo concentrarci per riprenderci il castello. Comunque ragazzi, questa qui è la radio, quella che loro usano per poter comunicare con tutti i Minutemen nel Commonwealth. Per farla funzionare, ciò che noi dobbiamo fare per la missione è creare qualcosa che gli dia 10 di energia. Perciò, ecco, questo sarebbe buono, però ci mancano materiali ragazzi. Di questo ne possiamo creare momentaneamente uno. Questo qui uno pure, però non dà abbastanza energia. Vediamo. Servirebbero materiali ragazzi, acciaio. Quindi acciaio, perfetto. Cioè solo riciclando una pentola abbiamo l'acciaio che ci serve. Ecco qui così. No, ma che... Ok, se la smettono di attaccarci questi Myrlurk. Ok, e lo colleghiamo ragazzi sempre qui alla radio. Fine, missione completata ragazzi, parliamo con Preston. Ehi. Wow, ce l'abbiamo fatta. Per i Minutemen sembrava la fine, ma ora le cose sembrano rimettersi a posto. Finalmente direi. Ora dobbiamo terminare quello che abbiamo iniziato. Riunire tutto il Commonwealth e stavolta fare in modo che duri. Rimettiamoci al lavoro. Con Radio Freedom attiva possiamo inviarti gli avvisi ovunque ti trovi, in qualunque momento. Ok ragazzi, ricordare che c'è un'altra zona calda da controllare. Ho da affidarti un incarico un po' diverso dal solito. I nostri ricognitori hanno trovato un buon posto per un nuovo insediamento. Una volta che avrai ripulito l'area, sistema un segnalatore radio per avvisare tutti i coloni. In poco tempo avremo una nuova fattoria al posto di una zona contaminata. Va bene, e ci ha dato missioni secondarie ragazzi, molto molto utili. Ok, dopodiché noi per continuare. Voce dei Minutemen, sono le 7. Un insediamento ha appena richiesto l'intervento dei Minutemen, non facciamoli aspettare. Sentito ragazzi, questa è la radio dei Minutemen, dove voi riceverete le missioni secondarie ovunque siete, se vi ci sintonizzate con il Pip-Boy. Però noi per ora torniamo al nostro avamposto. Ok, eccoci qui ragazzi e parliamo con Sturges. O Sturges, come cavolo si chiama. Questo tizio qui. Potreste non sapere cosa sta succedendo da questo. Possiamo rimandare? Preston ritiene che tu possa decifrare questi progetti per me. Ma certo. Vediamo un po' cosa hai. Eccoli. Ah, che casino. Sembrano
Trasmissioni radio codificate. Ok, quello passa attraverso il... Ma che cazzo? Teletrasporto? Davvero roba da pazzi. Credi davvero sia possibile? Sì, ho avuto i progetti da un ex scienziato dell'istituto. Davvero? Non sapevo che si potesse essere un ex dell'istituto e restare in vita. Comunque i cervelloni non pensano mai a viti e bulloni necessari per far funzionare le cose. Ma sembra che ci sia tutto. Sì, avrò bisogno di tempo per studiare questi progetti. La calligrafia non semplifica le cose, ma puoi iniziare con quella che chiama piattaforma riflettente stabilizzata. Ci vorranno metalli di qualità, ma non è molto diversa dalla struttura dei motori jet o di altre cose simili. Bel lavoro, Sturgis. Aspetta a ringraziarmi. Credo di aver capito il grosso, ma ci vorrà del tempo per decifrare i dettagli delle sezioni più complesse. Ecco l'elenco di quello che ti servirà per il primo pezzo. Sono sicuro che abbiano tutto a Sanctuary, se vuoi costruirlo lì. Mentre ti occupi di quello, io cerco di capire come costruire il resto. Ma ricorda, probabilmente questo dispositivo richiederà quantità incredibili di energia. Tipo, se tu avessi un reattore nucleare, ci farebbe molto comodo. E sarà bello grosso. Quindi cerca un luogo spazioso con molta energia disponibile. Ok ragazzi, per questo io vi dicevo l'aiuto dei Minutemen per semplificarci la vita, perché dobbiamo costruirlo direttamente qui a Sanctuary questo affare per il teletrasporto, il che giustamente gioca a nostro favore se vogliamo, per così dire ragazzi, semplificarci la vita. Perché io qui ho già tutti i materiali e molte cose che posso usare, mentre con la confraternita d'acciaio avresti avuto il problema dei materiali e una lunghissima perdita di tempo, oltre che di pazienza e salute, credetemi. Come va? Hai trovato un buon punto per costruire l'intercettatore di segnale? Sì, posso costruire il resto. Bene, credo di aver capito come funziona questo affare. Almeno per quanto possibile prima di costruirlo fisicamente. Ecco l'elenco di 3 cose potenzialmente difficili da trovare. Credo che riuscirò ad assemblare tutto il resto. Ci vediamo sul luogo che hai scelto. Così scopriremo se questo affare funziona davvero. Grazie, Sturgis. Inizio subito. Buon lavoro. Una cosa da considerare mentre lo costruisci. Tutti i pezzi devono essere collegati insieme, in modo da poter comunicare. Ci vediamo sul luogo dove mettere insieme il tutto. Buona fortuna. Ok ragazzi, adesso ci sono sbucati così dal nulla 9 cose da dover costruire utili per completare questo progetto del teletrasporto. Allora, innanzitutto questo, dopodiché questa specie di antenna la mettiamo qui così nell'angolino. Ok, e teoricamente questa che dovrebbe essere la console di comando per far partire e funzionare il tutto, la mettiamo qui. Ok, dopodiché la colleghiamo qui e questa antenna pure la colleghiamo qui. Dopodiché ragazzi, ora ho voglia di creare generatori, sperando di avere tutti i materiali necessari, giustamente. Ecco, di quello ne abbiamo, di questi 2. Intanto creo questi ragazzi, 1 e 2. Ok, questo ne richiede 20 ragazzi, quindi gli collego intanto questi qui. Ok, questo richiede 2 di corrente, quindi uno di quelli piccolini dovrebbe bastare. Perfetto. E questo qui invece ne richiede ragazzi 5, quindi uno di questi qui. Ricordate che è tutta roba usa e getta questa ragazzi, perché dopo il primo utilizzo non funzionerà. Ma ragazzi, non voglio togliervi la sorpresa di quello che scopriremo per chi di voi ha giocato solo molto tempo fa e ha dimenticato completamente il gioco, o per chi di voi ancora ci deve giocare ragazzi. Richiederà molto tempo e video molto lunghi, quindi per ora questo video finisce qui ragazzi. Spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete un mi piace, un commento, altro. Ma questo video è solo una preparazione per non togliervi una sorpresa ragazzi, che a me mi ha sconvolto all'inizio in questo gioco. Quindi detto questo ragazzi, alla prossima. Spero che vi sia piaciuto, ciao.